stati a ritardo, speriamo di non avervi troppo spazientiti, però adesso iniziamo, promesso. Ok. Allora, io sono Annabella Bonomo, ho 17 anni e spero di non fare troppe figure. Iniziamo. È un onore essere qui, quindi grazie mille per essere venuti. Ok, iniziamo. Sappiamo che il cosmo è da sempre che ispira il senso poetico dell'uomo, ma è da tantissimo tempo, fin dall'antichità. E diciamo appunto, questo premio, il premio internazionale Federico II e i poeti tra le stelle, non è altro che una sorta di risposta. È come se fosse un voler dare espressione a quelle che sono le vocazioni dell'uomo. E questo concorso non abbraccia soltanto gli scrittori o poeti, bensì anche i pittori, anche coloro che si esprimono attraverso la fotografia, per dire. E quindi proprio hanno come soggetto appunto le meraviglie del cosmo e le bellezze. E diciamo che questo premio è stato idealizzato dalla Lunar Society Italia Pugliese, che ha sede appunto in Puglia, e che è un'associazione di divulgazione scientifica. È promosso in Italia dall'Associazione Astronomica Pugliese, con presidente Paolo... Società Astronomica Pugliese con il presidente Paolo Minafra e anche dall'osservatorio ovviamente comunale di Acquaviva delle Fonti, come dire, che è uno dei punti di riferimento principali per quanto riguarda il territorio regionale. Mentre è promosso anche all'estero, grazie agli 89 istituti italiani che promuovono la cultura e la lingua italiana dentro ai 60 paesi stranieri ove loro hanno sede. Diciamo che questo premio del 2016-2017 è la sesta edizione del premio internazionale Federico II ai poeti tra le stelle, quindi significa che comunque sia ha avuto un riscontro sempre maggiore nel corso degli anni e appunto quest'anno abbiamo avuto ben 99 opere di 54 autori. Quindi mi complimento con la giuria perché ha dovuto sicuramente leggere attentamente ben 99 opere, non è facile. Voglio dire, non è stato un lavoro facile, però credo anche abbastanza appassionante. E adesso passo a nominare e ringraziare anche alcune associazioni che hanno patrocinato il premio, tra cui l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, qui rappresentata dalla dottoressa Susanna Attolico, l'ESO, l'ente europeo per ricerca astronomica presente nell'emisfero meridionale e diciamo che gestisce i più grandi osservatori astronomici al mondo, quindi è un grandissimo onore, scusate, averlo qui. L'ASI, Agenzia Spaziale Italiana, e Centro Geodesia Spaziale di Matera, qui rappresentati dall'ingegnere Cosimo Mazzo e la dottoressa Doreen Hagemeister. L'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, il principale ente di ricerca per lo studio dell'universo, qui rappresentato dal professore Massimo Della Valle. Di Capodimonte. SPICA, abbiamo anche le campane, SPICA, Scuola Permanente Internazionale di Cosmologia e Archeoastronomia, con qui il fondatore Nedim Vlora. E la casa editrice Dedalo, qui rappresentata dalla dottoressa Claudia. Vorrei anche citare alcuni collaboratori, tra cui l'Unione Astrofili Italiana e la Cerum Astronomia, una delle riviste più importanti della divulgazione astronomica italiana. E ora vorrei invitare il sindaco di Conversano a presentare e anche salutare il pubblico e gli ospiti, Giuseppe Lovascio. Buonasera a voi, saluto dalla città, a
all'Istituto Astronomico Pugliese, vorrei ringraziare Paolo Minafra perché sta facendo un bellissimo lavoro, lui ormai è un conversanese di adozione, adottato per motivi importanti, proprio per motivi di famiglia, ma ormai lo sentiamo assolutamente come un nostro concittadino perché sta portando a Conversano questo bellissimo messaggio legato all'astronomia. E lo voglio ringraziare davvero in modo particolare, perché ho visto un corso di astronomia che ha funzionato benissimo, c'è stata una partecipazione intensa, vedo questa sera una sala gremita, ho sentito addirittura 54 autori che hanno partecipato a questo concorso. Voglio ringraziare anche le agenzie spaziali, tutti coloro che hanno patrocinato insieme alla città di Conversano questa manifestazione e questa iniziativa. E, dicevo 54, 99 opere, ho sentito bene? Esatto, sì. E quindi questo è un dato molto significativo, significa che c'è voglia di cultura, di conoscenza, di nuove conoscenze. E poi c'è una voglia meravigliosa, quella di guardare in cielo, che è una cosa che spesso dimentichiamo perché siamo piegati sui telefonini, sui computer, e quindi tante volte dimentichiamo di guardare il cielo, e invece c'è poesia nel cielo, c'è quell'aspetto romantico della vita, no? quando guardiamo le stelle, non dobbiamo distrarci, dobbiamo pensare a queste cose, dobbiamo poi fare in modo anche, ed è anche molto bello poi conoscere le costellazioni, avere attraverso questo ulteriori conoscenze rispetto a quello che è l'universo che ci circonda. E quindi grazie davvero di cuore, il saluto della città, il benvenuto a tutti coloro che vengono da fuori, complimenti agli autori, ho visto delle opere davvero interessanti e quindi sono curioso di vedere anche gli esiti rispetto a quello che è stato il lavoro della giuria. E grazie Paolo, grazie davvero di cuore per l'organizzazione e per il lavoro che c'è dietro tutto questo. Grazie. Adesso vorrei invece invitare Anna Volter, la dottoressa Anna Volter, per astrofisica dell'INAC di Brera in provincia di Milano e anche rappresentante dell'Italia dell'ESO. In seguito adesso vorrei chiamare Susanna Tolico, la dottoressa Susanna Tolico, in rappresentanza dell'ESA, sempre per ricevere la propria targa. Due parole sull'Agenzia Spaziale Europea. Chi di voi ha già visitato www.esa.int? Chi di voi conosce un astronauta dell'ESA italiano? Qualche nome? Qualche nome? Sì, laggiù? Dimmi! Benissimo, Luca Parmitano, uno dei giovani. Appunto perché la società astronomica parla anche nella gara di questa manifestazione, anche di fotografia, e credo che i nostri astronauti sono i migliori astrofotografi dalla Stazione Spaziale Internazionale. E poi visitateci su www.esa.int perché ci sono tante cose interessanti, tante immagini dallo spazio e esplorazione dell'universo che attinente a questa manifestazione. Grazie. Adesso invece vorremmo qui il professore Massimo Della Valle, che è direttore dell'osservatorio astronomico INAF di Capodimonte. Io, intanto che la professoressa Volcher ci spiegava le bellissime cose che ci ha raccontato, sono appuntato alcune suggestioni legate al fatto che oggi è vero che si parla di astronomia, ma si parla anche di arte, di poesia. E allora vi do solamente un breve flash. Quando pensiamo all'astronomia nell'arte,
Ricordiamoci per esempio, chi non abbia ancora fatto, vada a Padova a vedere la Cappella degli Scroveni e vedrà la cometa di Halley dipinta da Giotto, che lui l'aveva osservata nel 1301 e non ha resistito alla tentazione di riportarla in uno dei suoi capolavori 4 anni più tardi. La notte stellata sul Rodano di Van Gogh, che avete visto tutti, disegnata con una precisione tale, pitturata con una precisione tale che Gianluca Masi a distanza di anni ha potuto ricostruire, che quel quadro venne dipinto tra il 20 e il 30 di settembre del 1888 attorno alle 10:30. Oppure, io che sono appassionato di futurismo, pensate a Giacomo Balla, uno dei padri del futurismo, che nel 1914 vede il passaggio di Mercurio sul Sole e anche lui, come Giotto, non resiste alla tentazione di riportarlo in uno dei suoi quadri. Si è parlato di Cile prima, per questo pensavo alla corrente di Humboldt, che è la corrente che determina il clima in questo paese straordinario, lungo 4.500 km e largo al massimo 300. Basta che questa corrente si sposti, corrente artica, Antartica, si sposti di pochissimo e immediatamente abbiamo il fenomeno del Niño. Bene, questa corrente è stata disegnata, pitturata da Max Ernst nel 1951, straordinaria. E chiudo pensando che non c'è solo la pittura, ma anche la poesia. Tutti noi abbiamo studiato Giovanni Pascoli a scuola e già certamente la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ma Pascoli era realmente appassionato di astronomia. E a parte che lui a un certo punto scrive, parlando del cielo, lo chiama oceano profondo dove il pensier nostro annega. Questo. Ma c'è una cosa straordinaria quando lui dà una descrizione poetica della gravità che ho conosciuto solamente pochi anni fa. Dice: la Terra fuggiva attorno al Sole in una corsa vertiginosa e rotolava tutta in sé attratta per la puntura dell'eterno assillo. Lui chiama la gravità eterno assillo, cosa che poi noi l'anno scorso, quando si scopre, quando c'è la detection delle onde gravitazionali, partite miliardi di anni fa da questa coalescenza di black hole, ci fa capire che questo eterno assillo non so se è eterno, ma è veramente molto molto vecchio. E chiudo che anche il teatro è pervaso di scienza. Vi do due esempi, uno famosissimo che è Copenaghen, scritto da Michael Frayn, che racconta di questo misterioso incontro tra Niels Bohr e Heisenberg in Copenaghen nel 1941, dove non si è mai capito che cosa si siano raccontati, e su questo è stato costruito questo pezzo di teatrale straordinario. E per me, di Cicero Pro Domo Sua, un pezzo di fantascienza che abbiamo scritto noi a Napoli. In realtà si tratta di un'opera di Ernesto Capocci, direttore dell'osservatorio di Capodimonte, negli anni, diciamo, della occupazione di cui si parlava prima da parte dei piemontesi. Ebbene, lui si immagina nel 1857 un viaggio alla Luna fatto da una donna, nell'anno di grazia 2057. Quindi si immagina una donna astronauta che arriva sulla Luna e con modalità simili a quelli di Jules Verne nel viaggio alla Luna, la cannonata, il proiettile, l'equipaggio all'interno del proiettile. Solo che lui scrive questo romanzo 8 anni prima di Jules Verne, e da lì è partita tutta una manovra di intelligence nella quale siamo riusciti a capire se Verne si fosse ispirato o meno a Ernesto Capocci. Da quest'opera noi abbiamo tratto un pezzo teatrale che abbiamo già rappresentato a Roma, a Napoli, e magari un giorno anche qui. Grazie e complimenti a Paolo Mirata e ai collaboratori per questa straordinaria iniziativa che mi dà l'opportunità ormai da ogni anno di tornare a Bari. Ora invece invitiamo la dottoressa Dorina De Meister del Centro Geodesia Spaziale di Matera
e l'ingegnere Cosimo Marzo, sempre a ritirare la targa. Ringraziamo e portiamo un saluto dell'Agenzia Spaziale Italiana, in particolare del Presidente Battistoni, che si è preoccupato personalmente, ha scritto personalmente, insomma, e ci ha raccomandato di partecipare alla manifestazione. Beh, insomma, è difficile aggiungere qualcosa a quanto è stato detto. Noi lavoriamo al centro di geodesia spaziale, quindi a qualche chilometro da qui, per cui magari qualcuno di voi, se è curioso, può anche farsi un giro per vedere quello che facciamo. Un aspetto interessante di quello che facciamo, cioè, cos'è la geodesia spaziale? La geodesia spaziale si occupa di misurare la Terra, misurare la forma della Terra, la velocità di deformazione e poi anche la gravità, quindi in qualche maniera quello che c'è all'interno della Terra. Come lo facciamo? Guardando lo spazio. Guardando le stelle, guardando i satelliti artificiali che orbitano attorno alla Terra, si possono ricavare queste informazioni, che sono informazioni che poi usate tutti i giorni, cioè quando usate il GPS e lo usate con precisione del metro, lo fate grazie a stazioni come la nostra, che sono in grado, guardando le stelle lontanissime, di materializzarsi, dice, i sistemi di riferimento inerziali che servono poi a fare da sistema di riferimento per tutto quello che si fa sulla Terra. E poi, guardando i satelliti che invece orbitano vicino alla Terra, cosa si fa? Il satellite è evidentemente sensibile agli effetti della gravità e anche alle anomalie della gravità. Attraverso le anomalie della gravità, che comportano anomalie nell'orbita, si può capire come è fatta la Terra al suo interno. E quindi facciamo questo, diciamo, nel mestiere, e voi ne beneficiate perché con GPS potete muovervi voi con queste precisioni. Credo sia tutto, grazie. E visto che parliamo di poeti e di art sotto le stelle ispirate dallo spazio e dal cosmo, non posso non ricordare un progetto. Fino ad ora si è guardato il cielo attraverso strumenti, oggi con i nostri occhi. Io invece mi occupo o guardo il cielo con gli occhi degli antichi, soprattutto dell'antico Egitto. E vi posso assicurare che, nonostante non avessero nessun aiuto al di là di un filo a piombo e qualche strumento rudimentale, erano arrivati ad una precisione notevole. Cioè, in poche parole, io mi occupo di archeoastronomia, cioè l'astronomia presso i popoli antichi. E vi posso assicurare che dalle osservazioni condotte da questi uomini è nata una filosofia e una teologia che direi per molti versi, nelle quali per molti versi viviamo ancora oggi. Ecco, questo è il 8 ottobre, saremo alla chiesa di Ogni Santi. No, sarà il congresso qui a Congresso. Ah, tu ti riferisci a quell'altro. Bene, avremo il 35esimo. La 35esima edizione del meeting degli astrofili pugliesi, che abbiamo inaugurato appunto 35 anni fa per una mia cattiva idea, che poi non ha più lasciato la Puglia, e ogni anno ci incontriamo, facciamo incontrare, cerchiamo che si uniscano tutte le associazioni di astrofili in Puglia, perché si scambiano le loro esperienze, studi ottici, fotografici, eccetera, eccetera. E devo dire che ha preso molto piede qui nella nostra regione, l'unica che organizza un meeting del genere, e tant'è che, ripeto, viviamo ancora da, siamo vivi già da 35 anni. Avevo i capelli scuri, però purtroppo il tempo passa per tutti. Vi ringrazio. Claudia Koga, fondatrice della casa editrice Della Novari. Prego. Io
del meeting degli astrofili pugliesi, perché i vincitori in edizioni Tedalo farà dono di un... Sì, io diciamo contrariamente a tutti voi faccio tutt'altro, noi pubblichiamo libri di scienza e diciamo che per me è molto bello vedere che ci sono tutti questi appassionati di scienza e diciamo compensa un po' quello che noi cerchiamo di fare, pubblichiamo moltissimi testi di divulgazione scientifica proprio perché in questi anni abbiamo visto che c'è sempre più interesse verso questi temi, abbiamo varie collane a vari livelli da bambini, adolescenti, adulti e infatti adesso abbiamo appena uscito un volume di Stuart Clarke che è un famoso astronomo inglese che ha già pubblicato dei libri per noi e con Paolo stiamo organizzando, verrà in ottobre qui in questa iniziativa, un'altra delle sue tante iniziative. E anche nell'altra nostra collana, proprio in questi giorni, stiamo pubblicando un altro volume, 50 grandi idee di astronomia, insomma, sono stata lieta di partecipare come sponsor, abbiamo donato dei nostri libri ai vincitori. E un'altra cosa che volevo dire, racconto, la nostra, pubblichiamo anche una rivista di educazione scientifica, la rivista Sapere, la prima rivista storica di educazione in Italia. E all'interno della rivista c'è un racconto di scienza e quando Paolo mi ha detto che nel questo concorso c'era anche una sezione racconto abbiamo insomma, ho inoltrato, ho comitato il racconto vincitore che è stato fatto molto e quindi insomma, se voi siete d'accordo possiamo pubblicarlo nella rivista. Grazie di questo invito. Che non c'è il sindaco, è tornato il sindaco? Non è tornato. Ok. Proseguiamo. Membro della giuria Valeria Pinto. Stellari, quando a un certo punto, partendo proprio da immagini prese da me
con la mia strumentazione in montagna, ho notato uno strano macchiolino, ho detto ma cos'è questa cosa? Quindi insomma lì sono andato a cercare, Sinbad, i cataloghi vari, non c'era, Ned nemmeno. A un certo punto, siccome ero già in contatto con Walter Boskin del telescopio nazionale Galileo, per altre cose ho chiesto Walter, ti dispiace puntare il telescopio nazionale di 3,6 metri, quindi insomma sicuramente per darci un'occhiata meglio a questa macchiolina. E non era la prima volta, in realtà già Walter aveva esaudito qualche altro mio schiribizzo con cose interessanti, quindi insomma non è che non si è servita la prima, però la seconda volta è apparsa una galassia nana già risolta in stelle. Chiaramente in quel momento abbiamo pensato che si trattasse di una galassia del gruppo locale, perché già presentava evidenti segni di risoluzione in stelle. In realtà poi è nata spontaneamente una collaborazione internazionale anche con altri astronomi dell'ESO, quindi insomma alla fine la galassia è stata osservata, o meglio si è tentato di osservarla prima al Keck il 27 novembre, però era inverno anche lì, pessimo, non c'è stata la possibilità. Contemporaneamente però è stata riosservata al TNG con una risoluzione, con un SING da 0708, quindi insomma notevolissimo, quindi l'immagine è veramente pure spettacolare. E poi grazie al DDT, cioè al tempo a disposizione del direttore, sono arrivato a utilizzare anche il grande campo, 10 metri, e quindi è stata in quella circostanza una bella emozione, perché addirittura ho avuto la possibilità di seguire in video chat le operazioni della sala, e quindi man mano che arrivavano le immagini vedevo queste stelline dai fizz che comparivano sui video trasmessi col cellulare, e quindi è stata veramente una cosa. Potrei anche farvela vedere questa galassia, perché mi sono portato dietro la chiavetta, magari la... giusto? Se qualcuno... Poi c'è tutto il lavoro, ragazzi, questa non è una chiavetta di servizio, ma è proprio il mio attrezzo di lavoro. Infatti ci sono addirittura anche i pizzi, si dovrà installare sicuramente un driver, forse. Sì, no, praticamente ci sono delle immagini. Allora, in pratica questa immagine è il frutto di anni e anni di lavoro fatto in montagna. In pratica ho fatto confluire in un'unica immagine un collage, cioè un mosaico, meglio ancora, e un sacco di riprese fatte in montagna, molto profonde, addirittura con una media di circa 4 ore ogni pannello, ed è la regione tra la galassia d'Andromeda e l'M33. Chiaramente si riscontrano un bel po' di macchioline, alcune delle quali sono delle galassie nane, cioè no, dei satelliti del gruppo locale, quindi Andromeda 2, eccetera, eccetera, sono quella specie di grosse macchie, tranne quella al centro, che è una stella, Mirac, praticamente la gamma Andromeda. Poi, e quindi proprio da questa immagine, in quelle strane striature, ecco qua invece mi è venuto il dubbio che ci fosse qualcosa di strano, appunto in queste macchioline, e lì chiaramente poi ho chiesto di prendere le coordinate, di puntare il telescopio nazionale Galileo, dopo aver riscontrato che c'era qualcosa, ma non c'è. Sulle DSS e sulla Sloan non si vede praticamente nulla. Qual è? Qual è? È quella macchiolina che si vede al centro, c'è la Sloan. È praticamente Mirac e sotto, no? È sotto, sì, è quella macchiolina che si vede. Ho notato questa strana macchiolina e ho detto ma qua c'è qualcosa, anche perché si vede un sacco di... alcune sono cirri, dovute a cirri di polveri interstellari, quindi interferivano, però aveva un colore un po' più strano, perché nella fase di elaborazione in pratica veniva fuori un colore un pochino più verde,
di quella macchiolina, invece le altre apparivano sostanzialmente rosse o rossicce, molto rossate. E quindi alla fine il questa è l'immagine di scoperta, niente di particolare, è soltanto una nebbiolina, niente di più, però era strano, cioè c'era qualcosa. Poi in realtà quella macchiolina era la conseguenza comunque di un'elaborazione, perché nell'immagine vera è proprio un pochino più piccola. Sì, poi della Van Stars si vede qualcosa, anche qui in questo caso c'è appena appena. Purtroppo la, ci vorrebbe un po' più di contrasto, ma si vede, è una nebbiolina piccolina. E quindi poi c'è l'immagine delle TNG, dovrebbe esserci... E stavano in ordine, quindi 5, 6, 7, quindi stanno numerati. 5. Sì, sì. Eccola qua, questa è l'immagine del TNG, e in questo caso ecco, si vede la galassia già risolta in stelline, ma non ha magnitudine intorno alla 26 più o meno, quindi mentre la magnitudine integrata è intorno a 17, 17,5. È un oggetto tecnicamente accessibile agli astrofili, come è stato in effetti. E poi, ecco, questa qua invece è l'immagine del Grande Khan, di uno dei CCD del Grande Khan, che mi hanno fatto faticare un bel po' per un sacco di, per questioni di calibrazione, però alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi questa è l'immagine in grandezza, si vede molto meglio le stelle. Nel 2024 potremo anche magari come immagine di apertura non sarebbe male, come first light. Allora, l'ultima cosa che ho terminato è il 15 di marzo, l'articolo era stato già presentato, quindi in realtà è stato ritirato perché avevamo date nuove proprio dalla Grande Canna. Si è interessato un importante astronomo inglese, non per dire chi, ma pare che la galassia abbia delle caratteristiche molto interessanti, e poi il gruppo di lavoro internazionale che si è formato all'unanimità secondo TL1, cioè in onore dello scopritore. E quindi è una grande soddisfazione, ma penso, spero che sia una soddisfazione per tutta la comunità scientifica italiana, perché fa capire quanto gli astrofili possano dare una mano anche ai professionisti. Noi lo facciamo in passatempo, è un divertimento intelligente, ma un divertimento, e quindi possiamo dare una mano ogni tanto, non sempre. E quindi altra soddisfazione, credo, a 50 anni giusti dalle ultime galassie italiane, le Maffei 1 e 2, e quindi ci sarà una nuova galassia italiana, e spero che siate contenti. Grazie. Nominando i membri della giuria, come non nominare invece Pasqua Gandolfi e Gianluca Masi, che sono i presidenti appunto della giuria. Pasqua Gandolfi, responsabile astrocultura dell'Unione Astrofili Italiani, mentre Gianluca Masi, direttore del Virtual Telescope e dell'Osservatorio Astronomico della nostra Accoglieva delle Fonti. Continuando a nominarli, non possiamo non citare Corrado Lamberti, Giovanni Anselmi, Massimiliano Belisario, Luigi Morielli, Antonio Locampo, Alessandra Barocchieri, Emiliano Ricci e Francesco Ferrisi. Vorrei ringraziare anche alcuni dei partner che hanno patrocinato questo premio, ma non soltanto questo premio, bensì anche le attività della Società Astronomica Pugliese. Abbiamo Carlo Mansueto della cooperativa Mida di Conversano, che invitiamo qui, e che non c'è. Ok. Grazie a voi.
Viviana Colaneo. C'era, non è io. Prego, non ho più paura. Prima Viviana Colaneo, dai, Viviana Colaneo. Viviana Colaneo della Norma Trans di Conversano, azienda di trasporti nazionale e internazionale. Giuseppe Lovascio? Ecco, prego. Un po' di rispetto di autorità. Prego, signor sindaco. Sono permessi di farle dono di questo, di questa targa, veramente in segno di riconoscenza della vostra attività. Come dicevo prima, la riconoscenza è mia verso di voi, però accetto molto volentieri. L'importanza è anche la sensibilità che mostrate voi che gestite l'amministrazione delle città, quindi è importante, altrimenti certe cose non si potrebbero fare. Noi pensiamo che tutto ciò che è cultura sia assolutamente determinante per il futuro di una società. Siccome voi state facendo cultura, tra l'altro state portando una scienza che in qualche modo è una piccola novità, una scienza antichissima, però per la nostra città, ecco, non è molto difficile, e quindi diffonderla per me è un fatto molto significativo. Grazie. Adesso arriviamo al nucleo della serata, ossia... Aspetta, c'è Lucia. Non c'è, puoi chiamare Lucia del CIA Solimino. Allora, viene il professor Palmirotta. Professor Palmirotta del CIA Solimino. Ma Lucia che fine ha fatto? Lei sarà in giro di qua. Grazie al CIA Solimio noi abbiamo trascorso delle magnifiche notti sotto le stelle, perché il CIA Solimio a Cassano delle Muggi è ubicato in una posizione fantastica per osservare il cielo stellato. Quindi se non fosse stato per la loro collaborazione, forse non saremmo neanche qui. Grazie. Poi ritornate. Okay. Adesso ci sono invece finalmente i vincitori del premio Federico II Poeti tra le stelle. Quindi la giuria della sesta edizione del premio internazionale Federico II i Poeti tra le stelle, il programma vincitore della sesta edizione di Puera Puglia, sezione opere fotografiche, Nunzio Michele di Fieste. Autore dell'opera I colori nascosti della luna, premia Giuseppe Donatiello.
giuria proclama vincitore della sesta edizione del premio Federico II Cuera Puglia, sezione opere narrative, Annabella Buonuomo. E lei. Premia Claudia Toga, autrice dell'opera Finché non sarà troppo tardi. Del premio internazionale Federico II Stupor Mundi nella sezione delle opere artistiche Mariella Valerio di Valenzano. Premia Doreen Hagemeister, l'autrice dell'opera è un doto e sogno giusto in lingua swahili. Puoi partire, se vuole dire aggiungere qualcosa. Principalmente bambini, bambini di colore soprattutto. In questo quadro le bolle rappresentano i sogni che vanno verso le stelle. E ho avuto l'ispirazione a dipingere questo quadro mentre ascoltavo una canzone di un artista a me molto caro, Eros Ramazzotti. La canzone è La luce buona delle stelle e dice... L'ho scritto dietro, non me lo ricordo. La luce buona delle stelle lascia sognare tutti noi, ma certi sogni sono come le stelle, irraggiungibili. Però quanto è bello alzare gli occhi e vedere che sono sempre là. Quindi, in questo momento storico, parliamo dell'emigrazione, di questi emigranti che arrivano. Quale sogno migliore può essere quello per questi bambini, raggiungere un posto felice, un posto dove vivere tranquilli, insomma. E... Grazie. La giuria proclama vincitrice della terza edizione del premio nazionale Federico II Stupor Mundi sempre, premio speciale della giuria artistica Antonella e Lucia di Bari. Premia Massimo De Valle, autrice dell'opera Sognando la mia stella. Veramente sono di Conversano, una piccola rettifica. Forse non l'ho sbagliato, ho scritto lo giorno. Sono barese di adozione ormai, ma sono conversanese fiera di essere. Adesso mi linciano, ripongo. Vorrei dire due parole, sì. Parto da una citazione della mia opera che adesso non è qui visibile, ma è all'esterno. Ho scomodato Dostoevsky, le notti bianche. Spero di ricordarla, non me ne vogliate se perderò il filo. Dice così: il cielo era pieno di stelle, tanto che dopo averlo contemplato ci si chiedeva se sotto quel cielo potessero vivere uomini senza pace. In realtà ho voluto creare una connessione tra il sogno e quello che uno poi può immaginare guardando le stelle, rivolgendosi a quelle stelle. Per me quest'opera ha un significato molto speciale perché è un'opera che ho dedicato a un uomo speciale e questo uomo speciale è mio padre, quindi gli do un'importanza estrema e particolarissima, per cui sono doppiamente felice che sia stata premiata da questo premio, con questo premio speciale della giuria, quindi tutto speciale stasera. E quindi vi ringrazio tantissimo, ringrazio il Presidente Paolo Minato, tutti i
quanti la giuria che ha voluto omaggiarmi di questo premio, perché sono veramente fiera e ne sarà più anche voi. Grazie. La giuria ha voluto proclamare vincitrice della quarta edizione del premio internazionale Federico II di Arte Narrandi, Anna Luongo di Trisigallo. Premia Susanna Colico ed è autrice dell'opera narrativa L'Isola delle Stelle.
Bene, abbiamo finito. Vuoi concludere, dire le ultime due parole? Grazie per essere stati qui, per aver condiviso questa serata tutti insieme, davvero, grazie mille. Possiamo visitare la mostra. C'è la mostra delle opere che hanno partecipato a questo concorso, quindi prego. Grazie.